Tetsu e Shinobu Ito sono i premiati di questa edizione di Maestri della Pietra, due giapponesi innamorati dell'Italia, naturalizzati italiani ormai. Sì, ormai il mio corpo è quasi tutto da cibo italiano. Cioè, no, più di metà della vita ho vissuto in Italia. L'emozione di ricevere questo premio? Guarda che è una storia italiana da 1300, che è una cosa per noi, una grande sorpresa e soddisfazione. Nel futuro del marmo che cosa vedete? Secondo me che è molta richiesta per la gente che vogliono avere più umanità, più fisica, tattile di questi bel materiale naturale. Ute Wilkinson, your prize is to share with your brother. Thank you so much. I feel extremely honored to be awarded this prize from the Mama Buck. Thank you so much. You want to dedicate your prize to someone in particular? I think we are a great team. Everybody's important to achieve such a prize and to have a successful company for so many years. It's a real team effort. Donato Larizza, che cosa rappresenta per lei questo riconoscimento? Beh, tanti anni che lavoro nel settore, ho cominciato col papà, è un bel riconoscimento. Mezzo secolo di storia, che cosa è cambiato? Diciamo che una volta eravamo solamente noi italiani, noi veronesi, a far conoscere il marmo nel mondo. Oggi abbiamo tanti competitor, è diventato più difficile e il marmista veronese cerca sempre di essere più veloce degli altri. 2000 anni fa a Verona hanno costruito l'arena, quindi è più di 2000 anni che a Verona si lavora il marmo. C'è una grande cultura e passione per il marmo.